Canale Sports, un saluto da Dimitri Canello dallo stadio Euganeo di Padova. È la semifinale di andata della Coppa Italia di Serie C di fronte Padova e Catanzaro. Un cammino tortuoso fino a questo Kirwan che prova a entrare in area di rigore, ancora Kirwan cerca spazio per il tiro, tiro di Kirwan, stupendo intervento di Timo Tinocchi che va ad allungarsi, a mettere con il pugno, se ne incarica Ronaldo, vanno a saltare ovviamente tutti i giocatori abili nel gioco aereo come per esempio Nicastro, poi Kirwan, vantaggio del Padova con Nico Kirwan al nono minuto, angolo di Ronaldo e colpo di testa di Kirwan che ha iniziato benissimo questa partita. Padova 1 Catanzaro 0, minuto numero 9, si arrabbia Ronaldo, serve Kirwan, ancora Ronaldo, controlla il pallone, ancora Ronaldo, va al cross, colpo di testa di Nicastro che trova ancora Timothy Gatti, Welbeck, palla lunga, Van de Putte cerca e trova Cianci che forse era in fuorigioco, no, si prosegue, il tiro in diagonale e il pareggio del Catanzaro con Verna che è andato a manovra il Catanzaro, prova a far proseguire Gatti, ancora esce il Padova con Ronaldo, intervento falloso, cartellino giallo per Ronaldo, rosso, rosso, espulso Ronaldo. Lunga rimessa, attenzione, Bifulco, area di rigore, Bifulco, Bifulco, il tiro, la parata di all'indietro per Kirwan, Settembrini, Padova che prova a trovare una fitta rete di passaggi, Kirwan, il tiro di Nico Kirwan, parata, cerca di portare a casa l'1-1, pallone poi per Verna, Verna per Gatti, Gatti prova a crossare, arriva il colpo di testa Martinelli, 10 secondi al termine, consulta il proprio cronometro, l'arbitro e fischia con 5 secondi di anticipo, finisce qui Padova-Catanzaro 1-1, i gol nel primo tempo di Kirwan e di Verna.